Buongiorno Vincenzo Longo, GE Milano. Ci aspettiamo un'apertura in rialzo questo pomeriggio Wall Street in vista dei dati macro che saranno rilasciati proprio oltreoceano. Saranno rilasciati infatti i dati sui non farm payrolls, ovvero i salari non agricoli relativi al mese di febbraio, che rappresentano il dato più importante in ottica mensile per quanto riguarda i mercati mondiali. Gli operatori guarderanno quindi molto da vicino quello che sarà il dato che uscirà dal Dipartimento del Lavoro statunitense. Il consenso attualmente vede la creazione di 170.000 nuovi posti di lavoro per il mese di febbraio. La sensazione che abbiamo è che nel corso dei prossimi mesi l'entrata in vigore del cosiddetto sequester potrebbe portare ad un calo dei nuovi posti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il settore pubblico, dopo i tagli automatici alla spesa partiti la scorsa settimana. Intanto in Europa il mood degli operatori rimane timidamente positivo, rialzi sotto al punto percentuale per quasi tutte le borse europee. Buono spunto per Milano, che comunque cerca di recuperare le ampie perdite delle settimane precedenti. Per quanto riguarda il mercato valutario, l'euro-dollaro rimane intorno all'1,31 e spetterà proprio i dati di questo pomeriggio dare maggiore direzionalità, slancio alla moneta unica, che potrebbe continuare a recuperare nei confronti del dollaro. Supporti importanti transitano intorno all'area 1,30 e poi 1,2960, che sono i minimi testati durante la settimana proprio sulla scia delle incertezze che hanno riguardato la zona euro, in particolare lo scenario politico nel nostro paese. Da monitorare saranno anche nel corso della prossima settimana le aste italiane, andranno in asta botte e poi BTP a media lunga scadenza, che potrebbero comunque vedere rendimenti in deciso rallentamento dopo il forte ampliamento dello spread che c'è stato la scorsa settimana. Per oggi è tutto, buona giornata e buon trading.